È il caso di dire che se i nodi vengono al pettine, noi con trapano, sgorbia a mano e i tasselli li risolviamo. Un problema che si incontra frequentemente quando si lavora il legno è quello del nodo, che ricordiamo non è altro che un ramo inglobato dal legno durante l'accrescimento del tronco stesso. Cosa si può fare in questo caso? Vi sono due soluzioni. La prima è di levigare il nodo e coprirlo semplicemente con lo stucco. E questa soluzione è la più veloce, ma il nodo rimane ed avendo una massa diversa dal legno circostante, nel tempo tenderà a muoversi in modo differente, generando delle screpolature nella superficie. Un altro aspetto importante è che il nodo, specialmente con il crescere della temperatura, può emettere delle sostanze resinose che tenderanno ad affiorare. Ma attenzione, c'è un altro sistema che garantisce la miglior qualità. Allora è quella di togliere il nodo e riempire con cura lo spazio con un tassello dello stesso legno. Adesso vi faccio vedere come si fa. Si toglie il nodo con il trapano, facendo attenzione in questo caso di non fare un foro passante. Con lo stesso legno si ricava un tassello da inserire e lo si adatta con un preciso lavoro di sgorbia. Una volta trovata la giusta sagoma, si incolla, avendo cura che la venatura sia nella stessa direzione. Dopo alcune ore si ripassa con la sgorbia, si leviga con carta abrasiva e questo è il risultato. Una curiosità che vi voglio dare è quella che nei secoli precedenti, oltre alla sgorbia, allora non c'erano i trapani elettrici, ma bensì materiale semplice. Cosa facevano? Con la colla a caldo e segatura fatta con la raspa, eseguita con la raspa, la segatura semplice, facevano un impasto, tiravano via il nodo e riempivano con segatura e colla.